oltre 2 tonnellate di rifornimenti ed esperimenti scientifici contenuti nella capsula Dragon spiccheranno oggi il volo da Cape Canaveral in Florida alla volta della Stazione Spaziale Internazionale con il 6° lancio di un vettore Falcon 9 della ditta privata SpaceX. Nella capsula Dragon, oltre al materiale di supporto per gli astronauti, un carico molto prezioso. 3 esperimenti italiani, selezionati dall'Agenzia Spaziale Italiana, per la missione futura di Samantha Cristoforetti. E sarà proprio l'astronauta italiana ad acchiappare Dragon con il braccio robotico da 18 metri al momento del suo approdo alla stazione spaziale il 15 aprile. I 3 esperimenti che terranno impegnata Cristoforetti in quest'ultimo mese di missione sono considerati molto significativi per le ricerche in condizioni di microgravità. Si parte da un esperimento per valutare l'efficacia di un trattamento con nanoparticelle come contromisura all'osteoporosi indotta da microgravità durante il volo spaziale. Si prosegue con una macchina a capsule per la preparazione di bevande calde che, oltre a fornire informazioni di fluidodinamica sulle miscele, fornirà un po' di conforto agli astronauti arricchendone la dieta. Infine abbiamo CytoSpace, un esperimento di biologia per indagare come la modificazione della forma cellulare dovuta alla microgravità influenzi l'espressione genica.